Ma quanto è figo Alfredo Ferrero? Ciao amici musicisti, io sono Luca e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Oggi andremo ad analizzare lo stile chitarristico di Alfredo Ferrero, che è lo storico chitarrista di Caparezza. In questa tipologia di video, che potrebbe tranquillamente diventare una serie nel caso andassimo ad analizzare lo stile di altri chitarristi, estrapoleremo alcune parti di chitarra da delle canzoni famose per vedere come un chitarrista professionista pensi, ragioni ed arrangi le proprie parti di chitarra. Questa attività si rivelerebbe molto utile per qualsiasi chitarrista, anche perché ci permetterebbe di ampliare il nostro vocabolario del playing, perché andremo tra virgolette a rubare da dei chitarristi professionisti. Vi avviso che per rendere tutto più funzionale per i loop che state per ascoltare, alcune parti sia di chitarra che di altri strumenti sono state leggermente modificate e non trascritte proprio fedelmente. Per quanto riguarda la strumentazione, ho utilizzato la mia Voodoo Caster e, con il Kemper, i profili della Yuxen Kettner Coreblade e Switchblade, che sono degli amplificatori che Alfredo utilizza o perlomeno utilizzava sicuramente in passato. Bene, non ci resta che partire. Alfredo è in grado di ricreare delle atmosfere molto suggestive con un clean ricco di riverbero che, se vogliamo, strizzano un po' l'occhio al selvaggio West. Questo avviene nella strofa di Nessuna Razza, e nella strofa di cover. Nel ritornello di Nessuna Razza, invece, c'è un interessante utilizzo delle triadi, con anche un movimento al canto che è molto musicale. Nella strofa di Chinatown troviamo un'apertura molto interessante che è semplicemente data dall'utilizzo di due accordi. Ma noi che siamo chitarristi vogliamo ascoltare qualcosa che abbia anche un po' di distorsione. Sul mio canale potreste trovare dei vecchi video delle vecchie cover di Caparezza. Oggi invece andiamo ad analizzare alcuni riff che sono sì semplici ma anche carichi di groove caratteristici dello stile di Alfredo. Andiamo quindi ad ascoltare la strofa di Un vero uomo non dovrebbe lavare i piatti. E il ritornello di Un vero uomo non dovrebbe lavare i piatti. Nel ritornello della rivoluzione del sesso in tutto, invece, c'è un interessantissimo utilizzo delle note cromatiche. Ci tengo ancora a menzionare i cluster. Definiamo cluster il momento in cui suoniamo simultaneamente o comunque con un lettering due note che sono distanti l'una dall'altra semplicemente un semitono. Solitamente vediamo il cluster come qualcosa di non bello per l'orecchio, ma l'utilizzo che ne fa Alfredo Ferrero è veramente interessante, come ad esempio avviene nella canzone Ulisse, You Listen. Come potete chiaramente immaginare, non ho trattato tutto lo stile chitarristico di Alfredo Ferrero, anche perché, vista la sua discografia così vasta, sarebbe impossibile farlo in un solo video. Questa tipologia di video, se vogliamo, serve come un invito
abbiamo approfondito un pochino lo stile chitarristico di Alfredo Ferrero, ma ognuno di noi ovviamente andando ad ascoltare album e brani diversi potrà notare qualcosa, che è la cosa che vi invito a fare. Detto questo, non mi resta che darvi appuntamento al prossimo video. Ciao!